Ieri sera in piazza Santa Croce a Firenze si sono riversati più di 1000 ragazzi per una manifestazione indetta dal movimento Io Apro. In piazza c'è un palco e della musica, una sorta di discoteca a cielo aperto. Momi Elawi, il portavoce del gruppo, noto come il ristoratore che ha accumulato numerose multe per aver tenuto aperto il proprio ristorante nonostante le precedenti restrizioni anti-Covid, ci ha raccontato di aver organizzato questa serata per sensibilizzare le istituzioni al disagio giovanile e alle chiusure delle attività. Una manifestazione che è stata preavvisata e dunque autorizzata dalla Questura di Firenze. In piazza c'era un presidio delle forze dell'ordine, non ci sono stati disordini e nonostante qualcuno sia stato senza mascherina e il ballo sia proseguito anche dopo l'ora del coprifuoco, non ci risulta che siano state effettuate sanzioni. I battenti si sono chiusi poco prima delle 23 a storcere il naso su quello che è accaduto a Riccardo Tarantoli, presidente del sindacato italiano locali da ballo di Confcommercio Firenze. A Firenze la pandemia è finita, siamo liberi tutti. Se non è così, allora l'amministrazione comunale ci dia delle spiegazioni e la motivazione per il quale è successo tutto questo. Peraltro, i nostri locali sono chiusi da oltre 14 mesi. Una parte di loro non riapriranno mai più, con centinaia di famiglie sul lastrico. Veramente, ora abbiamo bisogno di risposte dall'amministrazione comunale, dalla prefettura e dalla questura, perché sono oltre 14 mesi che stiamo osservando delle regole rigide imposte dai DPCM e dalle varie ordinanze comunali, una parte di quelle veramente imbarazzanti.